Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a questo invito, è molto piacevole per me partecipare a questo incontro, anche se purtroppo sempre virtuale. E ringrazio appunto Carlo Spagnolo, professor Carlo Spagnolo, di avermi invitato e anche del complimento che mi ha fatto riguardo alle mie grandi competenze sul Mediterraneo, che in realtà, insomma, sono, se più che approfondisci, più che capisci che in realtà sono sempre poche, perché appunto è un mare pieno di sorprese, di approfondimenti, eccetera. Però comunque grazie, è un piacere essere qui con voi stasera. Allora, anche se è vero che il mio compito era un pochino ridotto rispetto a quello del professor Spagnolo, però è abbastanza complicato perché tratteggiare quelle che sono le linee di cooperazione tra la comunità e l'Unione Europea e il Mediterraneo è cosa complessa. Però diciamo, ci proviamo, cercando di mantenersi appunto nei tempi che sono stati indicati e naturalmente poi vi sollecito alle domande, anche se siete molto silenziosi, perché naturalmente come Carlo taglierò con l'accetta alcuni argomenti, però sono assolutamente disponibilissima a approfondire quelli che più vi interessano. Allora, parlando di cooperazione all'interno del Mediterraneo, occorre fare subito due precisazioni molto, secondo me, interessanti, perché diciamo, il modo attraverso il quale l'Europa, appena nata, quindi negli anni 50, con il Trattato di Roma, soprattutto nel 1957, si inizia a pensarci, il modo cui, attraverso il quale l'Europa guarda il Mediterraneo è uno sguardo duplice. E questo ci aiuta a contestualizzare un attimo, perché adesso quando parliamo di Mediterraneo pensiamo soprattutto a un muro, oppure un ponte, se qualcuno ha visioni più ampie, eccetera, tra la sponda nord e la sponda sud, tralasciando la sponda nord. Invece, il primo dato da tenere bene in mente è che quando inizia il processo di integrazione europea c'è soltanto un vero, propriamente definibile tale paese mediterraneo, che è l'Italia, tutta quasi in gran parte immersa in questo mare, e naturalmente la Francia per la parte sud del paese, soprattutto anche per, comunque diciamo, per le sue politiche che spesso sono di grande interesse verso il Mediterraneo, però non ci sono gli altri paesi europei del Mediterraneo. Quindi lo sguardo è duplice perché la comunità appena nata guarda il Mediterraneo fin da subito come un quadro unico, è un ambiente unico e quindi il suo interesse è rivolto in primis ai paesi del Mediterraneo che non sono ancora nella comunità e quindi li guarda come possibili candidati in futuro della comunità europea, ma una parte importante della politica mediterranea iniziale e di cooperazione, vediamo in che senso, è rivolta ai paesi europei. Quindi due parole dovrò dire anche su questo, perché ripeto, lo sguardo è complessivo e poi è diviso in questi due grandi rami. E poi naturalmente c'è la sponda sud e vedremo il rapporto di cooperazione con questa sponda è assai complesso perché appunto, soprattutto perché appunto la comunità e l'Unione lo vogliono mantenere ampio, quindi rivolto a tutti, come se nella sponda sud ci fosse, come sta avvenendo nella sponda nord, una sorta di cooperazione che non c'è. Quindi sarà tra l'altro uno degli elementi più difficili. Quindi il primo elemento da ricordare subito per contestualizzare è che all'inizio, almeno fino agli anni 80, quando c'è la grande entrata degli altri paesi mediterranei nella comunità, lo sguardo è anche, quando si parla di Mediterraneo, si immagina e si pensa subito all'Europa mediterranea. L'altro elemento invece molto interessante, che è particolare delle relazioni con il Mediterraneo, è che quando noi parliamo di cooperazione nel Mediterraneo, non parliamo di cooperazione allo sviluppo. Questo è un dato che entra, diciamo, negli ultimi decenni delle relazioni fra l'Europa e la sponda sud del Mediterraneo, perché all'inizio, quando si parla di cooperazione, si intende cooperazione in senso molto ampio e si parla sempre di una cooperazione equidistante, equilibrata, paritetica, cioè il primo rapporto che si cerca è qualcosa che tenta di superare delle relazioni che sono
sono state fino a pochi anni prima, o nel caso dell'Algeria, come ricordava il professor Spagnolo, anche nel momento della nascita delle comunità europee, coloniali. Quindi si tenta di superare questo elemento per appunto aprire una cooperazione molto ampia, ma ripeto, equidistante. Quindi un concetto diverso, perché quando si parla di cooperazione allo sviluppo con l'Africa, che parte fin da subito con i trattati di Roma, però si parla di cooperazione con l'Africa subsahariana. Per il Mediterraneo non si assolutamente si evita di parlare di una cooperazione allo sviluppo. Diventerà un po' tale in realtà intorno agli anni 90, quando l'Unione Europea vorrà capire fino in fondo che in realtà il Nord Africa e anche il Medio Oriente chiedono cooperazione allo sviluppo all'Unione Europea. Ma insomma ci arriveremo in questa rapida corsa che faremo insieme per capire un po' tutte le varie tappe. Però ecco, ripeto, questi sono i due elementi di partenza fondamentali che dobbiamo avere in mente, perché spesso non avendoli in mente non riusciamo a interpretare bene quella che è stata l'azione comunitaria. Quindi ripeto, l'Europa del Sud, l'Europa mediterranea e una cooperazione particolare e comunque non allo sviluppo sino agli anni 90. Quindi questi sono i due dati. Partirei brevissimamente dalla cooperazione verso i paesi europei mediterranei, che è il primo approccio vero al Mediterraneo fatto dalla comunità e che è stato studiato pochissimo in realtà, perché si è guardato soltanto, come dire, a questi paesi nel momento dell'allargamento, molto meno prima. Invece l'attenzione era verso il Mediterraneo, e questo è un dato interessante perché è un dato costante delle relazioni con il Mediterraneo, perché in realtà noi vediamo che la comunità e l'Unione mantengono sempre un interesse sul Mediterraneo, ma è un interesse che purtroppo non si mantiene come prioritario se non soltanto in brevi periodi, o per alcune situazioni e momenti, per cui le politiche per il Mediterraneo sono altalenanti, ci si dedica soltanto una particolare attenzione in alcune situazioni che vedremo, però non c'è appunto un'attenzione costante e non sono politiche che continuamente vanno avanti, ma vengono riviste, ci sono approfondimenti, si torna indietro, ci sono momenti di grande tensione in cui quasi si sospendono queste politiche. Quindi diciamo, c'è un'attenzione non sempre molto, come dire, attiva, vorrei usare questo termine, soprattutto perché, come dicevo all'inizio, in realtà sono pochi i paesi mediterranei all'interno della comunità europea. È una comunità che nasce come comunità del centro Europa e che, diciamo, fa fatica a immaginarsi anche mediterranea. Lo rimane soltanto per degli interessi che però sono interessi, lasciatemelo dire, dovendo appunto andare con l'accetta, a volte neocoloniali della Francia, ma l'attenzione è spesso sul centro o sull'est dell'Europa. Quindi diciamo, c'è un'attenzione che lì è complicata da sciogliere tante volte. Però quando l'Europa si fa più mediterranea, non a caso verranno approfondite queste politiche. Quindi è la stessa struttura e identità della comunità europea che ci fa capire perché questa attenzione è spesso univoca. E negli anni 50 e 60, dove c'è questa grande comunità atlantica, no? Più dell'alleanza, la comunità atlantica, come diceva il professor Spagnolo, in realtà questo rapporto si incrina all'inizio degli anni 70, però fino a quel momento in realtà questo mare viene chiamato il lago americano, quindi da un punto di vista strategico internazionale c'è una sorta, come dire, di attenzione da parte della comunità a non toccare degli interessi sistemico internazionali, diciamo, legati anche al grande alleato. Quindi tutta questa complessità, ecco, si muove in questi anni e rende difficile la lettura di quello che accade. Però
ritornando brevissimamente all'Europa mediterranea, c'è questo interesse che è da subito, anche perché diciamo, i paesi mediterranei, quelli che si riconoscono come europei in quel momento, subito chiedono alla comunità europea di poter aderire. Questo è il caso, per esempio, della Grecia, questo è il caso della Turchia, questo è il caso della Spagna. Quindi c'è un immediato interesse, come entra l'Italia, paese mediterraneo, in grande difficoltà dopo la seconda guerra mondiale, dopo 20 anni di dittatura, e quegli altri paesi europei sperano di poter aderire. E lì c'è un momento molto interessante, questo poco studiato ma veramente rilevante, durante il quale si crea un apposito legame con questi paesi, che è la associazione, che poi diventerà soltanto un legame con i paesi i paesi terzi, diciamo, quelli in via di sviluppo, i famosi paesi ACP, quindi vera e propria cooperazione allo sviluppo, ma qui è un'associazione con i paesi europei, che serve a cosa alla comunità europea? Serve per stringere dei legami di lunga preadesione alla comunità. Il Parlamento, l'Assemblea parlamentare ne parla il Consiglio dei Ministri, e si pensa che sia Grecia che Turchia dovrebbero aderire alla comunità. Pensate, in quegli anni nei dibattiti parlamentari non si trova dubbio relativo alla Turchia, il fatto che debba diventare parte della comunità europea, però non si ritengono due paesi pronti all'adesione. Quando dico pronti all'adesione, non dico pronti perché farebbero abbassare il prodotto interno lordo della comunità, perché c'è un articolo sulla solidarietà interna che è importantissimo in questi anni, c'è l'articolo nel Trattato di Roma. Quindi non è quello il timore, anche se poi veramente esiste, però diciamo, la paura è che loro non siano in grado di competere con le altre economie europee. Si sta creando un'unione doganale interna, si stanno abbattendo le barriere doganali, queste economie della piccola Europa devono saper competere fra di loro, Grecia e Turchia non sarebbero in grado di farlo. Quindi vengono scritti dei trattati di associazione, firmati e entrati in vigore prestissimo, 1962 con la Grecia, 1964 con la Turchia, e in questi trattati si parla appunto di un ampliamento della comunità verso il sud, verso il Mediterraneo, quindi un acquisire una rilevanza particolare del Mediterraneo in questo primo processo di integrazione europea, però data l'impossibilità al momento di poter aderire, si prevede una futura adesione dopo circa 20-25 anni, infatti così è avvenuto per la Grecia, così non è avvenuto però per la Turchia, come sapete bene, ormai si è staccata quasi dall'Europa, gli europei quasi non la considerano più Europa stessa, ormai non abbiamo il tempo di entrare in questo argomento, però appunto si prevede un allargamento più lontano, mentre invece questa possibilità non è riconosciuta alla Spagna. Franco chiede subito di poter entrare nella comunità europea, discute il fatto che la Grecia e la Turchia hanno avuto appunto la possibilità di avere un'associazione, quindi una preadesione con la comunità, e non, diciamo, si discute anche in maniera abbastanza accesa il fatto che invece la comunità non voglia stringere alcun trattato così importante con la Spagna. Perché lo fa la comunità? La comunità lo fa perché nel 1962, in modo molto precoce, anche questo poco studiato e poco conosciuto, il Parlamento europeo, che si è voluto chiamare Parlamento europeo, in realtà è un'assemblea parlamentare eletta in secondo grado, quindi ha poco potere, ma discute tantissimo, definisce quelli che sono chiamati adesso i criteri di Copenaghen, i criteri di adesione alla comunità, e stabilisce che il primo criterio sia quello politico, cioè si può aderire alla comunità europea soltanto se si ha dei regimi democratici. Questi criteri non vengono mai propriamente fatti propri dal Consiglio, che però li segue per tutte le adesioni successive, e saranno più o meno gli stessi che verranno chiamati criteri di Copenaghen negli anni 90 e entreranno nel Trattato di Amsterdam nel 98, 1998. Però è un percorso che parte in quegli anni. Allora la Spagna si dice no, non puoi entrare nella comunità, non si può firmare un trattato di
associazione, perché prelude a un'adesione, voi siete un regime autoritario, una dittatura, non potete entrare nella comunità europea. E la Spagna riuscirà soltanto dopo tantissime richieste a vedere riconosciuto un trattato commerciale, puramente commerciale, nel 1970, in realtà poi sul finire del regime franchista in questo paese. E questi sono, diciamo, i tre approcci fondamentali al Mediterraneo europeo nei primi anni. Il grande passaggio, come avevo già ricordato, è quello degli anni Ottanta, quando nel 1981 c'è l'adesione della Grecia, che appunto viene accettata prima nella comunità, anche se la sua richiesta è stata fatta più o meno insieme a Spagna e Portogallo, quando è appunto caduto il regime franchista e quando in Portogallo è finita la lunghissima dittatura, che è iniziata nel 26 con Salazar e appunto termina nel 74 con la rivoluzione dei garofani. In quel momento tutti questi paesi chiedono di aderire alla comunità, prima si permette l'adesione della Grecia, perché la Grecia è un avamposto da un punto di vista strategico, politico-strategico eccezionale per la comunità europea. Al contempo non ha una contiguità territoriale, ce l'ha via mare ma non territoriale con la comunità, si teme una possibile attrazione, siamo ancora nella guerra fredda, da parte dell'Unione Sovietica o dell'Europa centro-orientale. I Balcani si sa che è un'area calda da questo punto di vista, e poi soprattutto perché la Grecia aveva già un trattato di associazione che era stato sospeso in un periodo breve, quando appunto la Grecia aveva avuto un regime autoritario, il regime dei colonnelli, ma poi dopo, diciamo, riprende, quando riprende la via democratica, riprende anche il rapporto con la comunità. Quindi entra nel 1981 e poi nel 1986 entrano Spagna e Portogallo. In realtà il Portogallo non è niente di mediterraneo, ma spesso viene assimilato ai paesi mediterranei. Comunque entra la Spagna. Ecco, da quel momento si consolida l'interesse europeo sul Mediterraneo, e vedremo infatti che uno dei più grandi passaggi di politiche per il Mediterraneo da parte della comunità europea avviene proprio a metà degli anni 90 su spinta spagnola. Quindi, diciamo, c'è un legame diretto appunto tra la sponda sud e la sponda nord del Mediterraneo. Ritorneremo però su questo a brevissimo. Quindi questo intanto per delineare un po' il grande lavorio fatto dalla prima comunità, dalla giovane comunità europea verso il Mediterraneo, in primis verso i paesi europei. Lasciamo i paesi europei però del Mediterraneo e andiamo verso la sponda sud, e qui naturalmente i problemi si complicano, perché, come dire, c'è da subito un fortissimo interesse verso la sponda nord. Quando parlo di sponda nord del Mediterraneo, intendo tutta quella enorme area che va dal Nord Africa sino al Medio Oriente. Non includo in questo la Turchia, perché, come vi ho detto, la Turchia ha un suo percorso particolare, che però appunto è di associazione e poi di adesione, quindi non è legato assolutamente alla sponda nord. Viene ritenuta per lungo tempo Europa, e quindi fa parte del primo ragionamento che abbiamo fatto insieme, quindi non è sponda nord, però c'è tutto il Nord Africa e il Medio Oriente, quindi, come capite, un'area estremamente variegata. Allora, inizialmente l'attenzione c'è, è forte, ma è un'attenzione complicata dai fatti, nel senso, appunto, il Nord Africa da poco è diventato indipendente rispetto alla Francia, l'Algeria è territorio metropolitano, quindi l'Algeria fa parte della comunità europea fino al 1962, anche questo aspetto non viene quasi mai considerato. Il Medio Oriente è una situazione ancora diversa, ma quando si parla di Medio Oriente subito si può fare un attimo un focus su un paese che, benché venga ritenuto sempre dalla comunità e anche dall'Unione Europea come paese mediterraneo, quindi visto nell'ambito insieme a tutti gli altri, è un paese che però ha una storia diversa e ha anche richieste diverse verso la comunità europea, e questo è Israele. Su Israele
bisogna fare subito un piccolo, come dire, un piccolo approfondimento, ci vorrebbe molto di più, chiaramente, ma un piccolo approfondimento perché questo è un caso molto complesso che ha complicato anche le relazioni con il Mediterraneo. Appunto, l'Europa cerca fin da subito, la comunità europea cerca fin da subito di considerare Israele parte del Mediterraneo. Non vuole riconoscere a Israele nessun rapporto particolare. Lo fa per due motivi fondamentali. Il primo è un motivo di difficoltà estrema. È passata da poco la Seconda Guerra Mondiale, è passata da poco la Shoah, non è maturato però. Carlo Spagnolo ha scritto cose molto belle su questo, quindi mi direbbe che ancora non è pienamente maturato, ma comunque non è maturato negli anni 60 ancora una capacità di costruzione di una memoria collettiva europea riguardo lo Shoah, perché non è partita ancora a livello nazionale, quindi diciamo c'è una difficoltà estrema nelle relazioni con questo paese, non si parla mai esplicitamente di Shoah neanche nei dibattiti parlamentari, che sono di solito invece molto aperti, ma c'è sempre un sottinteso, c'è sempre una difficoltà estrema e c'è anche una grande attenzione a questo paese. Una delle prime missioni della Commissione Esteri, Affari Esteri del Parlamento Europeo, è proprio diretta in Israele, fra l'altro è guidata da Aldo Moro, scrive una relazione molto interessante su questa visita, c'è un interesse, ma non si riesce a esplicitare il problema. Ripeto, la memoria non è ancora costruita, non è ancora agli inizi, quindi c'è un senso di responsabilità forte, un grandissimo imbarazzo, diciamo in maniera più piena, un grande dolore in questa relazione, ma non si riesce a esplicitare bene. Al contempo, però, non si vuole entrare in un ambito che a livello internazionale, diciamo, è di un grande legame tra l'alleato americano e Israele stesso, difficoltà da parte dei paesi europei emerse subito, già presenti nella comunità europea e che diventano molto forti negli anni 60, soprattutto con il 67, con la guerra del 67, diciamo sentimenti filo-arabi forti. Poi sono gli anni della grande trasformazione in Francia della relazione con Israele e un avvicinamento ai paesi arabi, quindi c'è una complessità spaventosa con questo paese. Israele, dal canto suo, invece, in modo molto aperto, fino dai primissimi anni, prime discussioni sono già del 58, chiede un'attenzione particolare all'Europa e la chiede in modo esplicito. Dice: guardate, noi siamo europei, quindi sapete bene la nostra situazione, ci troviamo in Medio Oriente, ci troviamo contorniati da nemici, non possiamo svilupparci economicamente qui, commercialmente qui, quindi voi dovete assolutamente aprirci delle relazioni stabili che ci permettano appunto di svilupparci economicamente, di mantenerci su questo territorio, di poter sviluppare una difesa per rimanere in questo territorio, quindi creando anche un imbarazzo politico e diplomatico enorme, che non possiamo approfondire adesso, che però dobbiamo aver presente, perché se no non capiamo perché naufragano la gran parte delle politiche per il Mediterraneo che la comunità cerca di mettere in piedi. Addirittura Israele in alcuni momenti è un po' provocatorio nei confronti della comunità europea, ci sono politici israeliani che propongono l'adesione di Israele alla comunità europea dicendo: vabbè, non siamo sul territorio europeo, ma sicuramente siamo europei, quindi richiamando un rapporto molto, molto complicato. Dirò in due parole, ma è molto più complesso, e ci sono studiosi che studiano questo da anni, quindi mi dispiace sintetizzare così, però diciamo che la relazione è molto complessa, la comunità europea cerca di tergiversare, è proprio un tergiversare evidente per tutti gli anni 60, alla
alla fine degli anni 60 verranno scritti questi primi trattati commerciali che non sono preferenziali per Israele, che è quello che invece voleva Israele, e quindi si creano aspettative da parte degli israeliani, offese, chiusure quando appunto la comunità produce soltanto qualcosa di minimale. Israele mina anche la gran parte delle politiche, della comunità per il Mediterraneo perché rifiuta questo spazio che la comunità le lascia, che è appunto uno spazio all'interno di un puzzle più ampio che racchiuda tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Quindi relazioni estremamente complesse che spiegano queste grandi tensioni. Qualcosa poi, diciamo, un pochino cambia negli anni 70, ma alla fine i paesi della comunità si dividono, per cui c'è una posizione francese sempre più filo-araba che vuole condurre la comunità, insomma, rispondere in modo deciso verso Israele e non concedergli nuovi riconoscimenti, che da un punto di vista commerciale c'è una Germania che invece spinge per un'attenzione maggiore perché lì si sta maturando la memoria della Shoah e quindi si cerca di rispondere in qualche modo. Cioè, c'è una complessità che non possiamo, ecco, questa non possiamo veramente tagliare con l'accetta perché è politicamente anche delicata, però diciamo che questo rapporto sospeso, complicato fra Israele e la comunità è uno degli elementi della difficoltà di costruzione di una relazione solida col Mediterraneo, di una politica solida per il Mediterraneo da parte della comunità. Detto questo, però, negli anni 60 le relazioni con la sponda sud sono relazioni molto superficiali, non c'è appunto assolutamente cooperazione, si tratta più che altro di trattati commerciali. Tutti i paesi della sponda sud e i paesi del Medio Oriente chiedono immediatamente quando nasce la comunità europea di avere relazioni commerciali particolari con la comunità. Perché lo fanno? Perché erano colonie europee fino a pochi anni prima, perché chiaramente i loro rapporti commerciali sono in difficoltà con la fine della colonizzazione, rimangono soprattutto legati alle madrepatrie per svincolare questo rapporto e aprirlo, cercano appunto di avere un rapporto con la comunità, quindi un rapporto più europeo, più ampio. Quindi tutti spingono in quella direzione, anche perché, come si sa, in ambito internazionale in poco tempo la comunità diventa il principale blocco commerciale del mondo e si mantiene così fino ai nostri giorni. L'Europa è uno, anche se compriamo poco secondo i paesi terzi, compriamo però di più di quanto comprano le altre due potenze economiche di quegli anni, che sono soprattutto gli Stati Uniti e il Giappone. L'Unione Sovietica fa cosa a sé e acquista nella sua area, nella sua sfera di influenza, per cui, diciamo, è evidente che loro cercano di aprire rapporti commerciali con noi. La comunità cosa fa? Praticamente firma trattati commerciali con tutti i paesi della sponda sud e del Medio Oriente. Veramente alla fine degli anni 60 ci sono soltanto uno o due paesi che non hanno trattati commerciali. Non sono però preferenziali, quindi non sono i rapporti che cercava la sponda sud. Non si dice altro rispetto al commercio, quindi non c'è proprio molto della cooperazione se non di una vaga apertura della comunità. Perché questo? Ma io direi che il primo motivo al quale di solito non si guarda mai è un motivo interno, cioè la comunità europea è appena nata. Quindi i primi anni 60 li impiega per far cosa? Per cercare di attuare il Trattato di Roma, che è cosa assai complicata, perché la costruzione del processo di integrazione europea noi lo diamo per scontato, ma è appare complicatissimo. E ancora più complicato negli anni 60, perché in Francia c'è un presidente che è De Gaulle, che in un certo senso è interessato al processo di integrazione europea, ma soltanto nei limiti della costruzione dello Stato nazionale francese, contrasta molte delle politiche comuni, in parte diciamo sovranazionali, con un interesse più sovranazionale. Quindi anche laddove la comunità riesce a volgere lo sguardo al suo esterno, non concentrarsi soltanto al suo interno,
ha proprio delle difficoltà perché c'è un consiglio che è diviso appunto tra la Francia e il resto dei paesi, quindi degli altri 5 paesi stati membri. Addirittura a metà degli anni 60 c'è una prima profondissima crisi della comunità europea, si teme addirittura che la comunità non riuscirà ad andare avanti, crisi imposta da De Gaulle, quindi diciamo, c'è un'attenzione all'interno. Sono appena nate le prime politiche europee, rimarranno a lungo fra l'altro soltanto quelle, la politica commerciale, che quindi tende soprattutto a salvaguardare il commercio europeo rispetto ai paesi terzi. Ci sono già stati degli incontri internazionali a livello commerciale, il Kennedy Round, e in questi la comunità è stata già più volte richiamata perché mantiene tariffe altissime verso l'esterno, ma sta cercando di costruirsi al suo interno. E poi nasce l'altra politica, la politica agricola comune, che ahimè diventerà il problema cardine delle politiche per il Mediterraneo della comunità europea e si mantiene tale anche nelle politiche di cooperazione allo sviluppo degli ultimi anni. Cioè, da una parte c'è una tensione politica della comunità europea e soprattutto dei paesi mediterranei a una attenzione verso il Mediterraneo e la sponda sud. Quindi paesi come l'Italia e la Francia guardano alle politiche mediterranee con grande interesse, cercano di mantenerle. Al contempo però c'è una difficoltà economica, per cui questo interesse francese e italiano, che poi diventerà anche greco e spagnolo, trova come dire, un elemento di rottura quando si inizia a parlare di cooperazione allo sviluppo, quando si inizia a parlare di aperture commerciali, perché i paesi della sponda sud chiedono di poter vendere i loro prodotti agricoli sul mercato europeo, cioè loro sono particolarmente interessati all'apertura dei mercati agricoli. Quindi da una parte c'è l'attenzione politica, dall'altro c'è il diniego economico, per cui l'Italia è preoccupatissima, la Francia è preoccupatissima e si impone spesso, e diciamo saranno questi due paesi fino agli anni 90 a cercare di bloccare tutta la spinta di maggiore cooperazione con la sponda sud perché temono questa cooperazione a livello agricolo. Ma guardate, questo è un problema che riguarda lo scorso anno, nel 2019, non so se ricorderete, l'Unione Europea ha cercato di aprire al mercato dell'olivicoltura tunisina proprio per premiare la Tunisia, che era forse l'unico paese che era riuscito a spingere in avanti le primavere arabe, quindi cerca di comprargli un po' di olio d'oliva per facilitare i suoi problemi economici interni. C'è una reazione fortissima da parte del mondo agricolo italiano, quasi l'Italia, insomma, nel negoziato quasi porta alla rottura il negoziato stesso. Quindi capite che finora, ecco, l'agricoltura si mantiene un po' come l'elemento che crea maggior disturbo in tutte queste relazioni all'interno del Mediterraneo. Tensione politica positiva, tensione economica negativa. E la ritroveremo spesso in tutti i rapporti e le relazioni commerciali. Quindi anche questo è un altro di quegli elementi strutturali che dobbiamo assolutamente tenere in mente. Quando però si aprono gli anni 70, la comunità europea cambia un po' atteggiamento verso la sponda sud e si inizia per la prima volta a parlare di vere e proprie politiche mediterranee. Perché si inizia a parlare di politiche verso il Mediterraneo? Ma per vari motivi. Intanto, di nuovo, un motivo interno, cioè proprio nel 1970, per la prima volta, e siamo lì appunto un po' alla rottura con la comunità atlantica, quindi l'Europa sta cercando di costruirsi un suo ruolo internazionale, più autonomo rispetto anche agli Stati Uniti. Per la prima volta si parla di cooperazione politica europea, cioè gli stati membri vorrebbero approfondire la loro capacità politica verso l'esterno. In realtà sarà un po' fallace
questa politica riuscirà soltanto in alcuni momenti, negli anni 70, però diciamo era una politica tutta intergovernativa, cioè non c'era sovranazionalità, non c'era una visione comune veramente, non c'è tutt'oggi, se lo sapete, la politica estera si dice che ci sia, ma in realtà è intergovernativa, quindi decidono ancora gli stati membri, figuriamoci, negli anni 70. Però con questa nuova attenzione e quindi questo nuovo tentativo da parte dell'Europa di cercare un suo ruolo internazionale la porta immediatamente a guardare verso il Mediterraneo, perché diciamo da un punto di vista geopolitico quello è lo sguardo, e quindi si inizia a parlare di politiche complessive, la politica globale per il Mediterraneo. E cos'è questa politica? Ma si tenta di costruire una politica quadro, sono le prime politiche quadro internazionali della comunità, si vogliono stabilire maggiori rapporti commerciali, si vuole aprire una sorta di cooperazione fra uguali, ma diciamo con un sostegno da parte della comunità che chiaramente è più ricca rispetto alla sponda sud per uno sviluppo economico, per uno sviluppo culturale, si parla anche di scambi fra università, cioè si cerca di ampliare, no? Un po' la politica per non limitarla soltanto al settore commerciale e per dare forza a questa che viene definita in tutti i documenti una partnership egualitaria, si inizia a parlare anche di un dialogo euro-arabo, cioè diciamo un canale privilegiato tra la comunità e il mondo arabo per costruire insieme questa politica, come gli arabi stanno chiedendo. I paesi arabi, appunto, insistono su equidistanza, su questa eguaglianza tra la sponda sud e la sponda nord, una eguaglianza sulla quale forse si è puntato in modo sbagliato, perché non poteva essere equidistante un rapporto che vedeva una delle due parti molto più ricca dell'altra, quindi una delle due parti che avrebbe dovuto sostenere economicamente questa relazione. Forse è stato un po' un errore non voler esplicitare una differenza che era economica, per questo doveva essere politica, ma purtroppo questa differenza non è mai stata fatta e pesa nelle relazioni col Mediterraneo. Però appunto si prelude a questa politica globale, a questo dialogo euro-arabo. Si inizia a farlo, attenzione, nei primissimi anni 70. Il Parlamento, per esempio, ne parla moltissimo del dialogo euro-arabo nel 71. Però non sfonda il Parlamento, perché il Consiglio inizia a interessarsene veramente soltanto nel 1973, che quindi non c'è più tanto l'interesse a una politica globale mediterranea quanto a una risposta a uno dei problemi più terribili che a livello internazionale l'Europa si trova a dover risolvere dopo quello che ricordava il professor Spagnolo dell'inconvertibilità del dollaro del 1971, che è quella della crisi petrolifera. L'Europa è in ginocchio di fronte ai paesi dell'OPEC. Quindi il dialogo euro-arabo viene utilizzato soprattutto nel tentativo di garantire all'Europa approvvigionamenti di petrolio per gli anni 70, dal 70 in poi. Gli arabi sanno di questa spinta, capiscono perché c'è questa spinta in questo momento e ne approfitteranno, perché da parte loro il negoziato è aperto e quindi negoziano una loro forza che hanno in quel momento. Però purtroppo il dialogo euro-arabo non è tanto un dialogo, si frantuma rapidamente, si infrange sulla fine degli anni 70 di fronte a una incomunicabilità fra le due sponde del Mediterraneo, cioè a che cosa mi riferisco? La comunità europea parla di appunto il mantenimento di un dialogo aperto a tutti i paesi, ivi compreso Israele, mentre esplicitamente, soprattutto i paesi arabi, chiedono che la comunità diciamo, denunci apertamente Israele, soprattutto per quanto riguarda i territori occupati dal 67. E in effetti i paesi arabi inizieranno a
prendere in considerazione in modo serio il dialogo euro-arabo soltanto quando a Bruxelles vi sarà una dichiarazione appunto dei paesi della comunità nel 1973, la prima dichiarazione pubblica della comunità in cui si chiederà a Israele appunto di ritornare nei confini che erano stati stabiliti dall'ONU nel 1948. Però la comunità, oltre a questo, non può fare, non si spinge naturalmente contro Israele, cioè, lì c'è un altro discorso che avevamo brevemente affrontato prima, non si può assolutamente fare, ma poi soprattutto c'è una profonda divisione all'interno della comunità. E lì, appunto, alla fine degli anni 70, un po' questo sarà il dibattito di tutti gli anni 80, come dire, diventa evidente questa prima grande difficoltà che l'implementazione di una politica globale ha trovato. E la difficoltà è che è divisa l'Europa, è divisa la comunità europea rispetto a questi temi e è divisa naturalmente la sponda sud. Però mentre la sponda nord è comunque riunita in una comunità che diventa sempre più forte, una comunità europea che diventa sempre più forte, non così è la sponda sud, che anzi utilizza le divisioni interne per poter ottenere di più, ogni nazione, ogni stato di più rispetto alla comunità europea. E soprattutto appunto la sponda sud chiede una risposta politica da parte della comunità e la comunità risponde soltanto con commercio, economia, perché non vuole dare una risposta politica di chiusura verso alcuni paesi appunto della sponda sud, in particolare di Israele. E potremmo dire che forse la crisi arabo-israeliana è uno degli elementi principali del mancato approfondimento delle politiche mediterranee, dell'insuccesso delle politiche mediterranee dagli anni 70 sino ai nostri giorni. Quindi si va avanti anche per tutti gli anni 80 con un dibattito che è anche acceso, che è anche interessante sui temi del Mediterraneo, ma purtroppo non si va avanti su questa politica globale, non si va avanti per niente. Quindi diciamo, potremmo quasi dire che è un fallimento da parte della comunità, che non è soltanto della comunità, è anche della sponda sud. Gli anni 90, e mi affretto alla chiusura perché mi sembra appunto, dovrei essere ancora nei tempi, ma dovrei chiudere, mi sembra, in pochi minuti, in 5 minuti, quindi mi affretto verso la chiusura indicando i passi successivi, diciamo, tra i quali uno è veramente molto importante, che è quello di metà anni 90, dove noi assistiamo all'apertura di una nuova politica che è chiamata, e l'avrete sentita tutti con questa denominazione, processo di Barcellona. Il processo di Barcellona, processo nel senso non processo del tribunale, ma un processo perché è una politica in divenire, che appunto parte con questa grande conferenza di Barcellona, sulla quale ci sono enormi aspettative da parte europea e da parte nordafricana e medio orientale per una vera e propria partnership. Lì appunto si parte con un discorso di equidistanza per ricostruire quella rete che nel Mediterraneo c'è stata per secoli, per superare le difficoltà degli anni 70 e 80, e qui la spinta proviene soprattutto da parte spagnola, che mette insieme una sorta di troica con l'Italia e la Francia per spingere in questa direzione. Tra l'altro, la spinta a metà degli anni 90 è particolarmente interessante perché, diciamo, è un tentativo di resistenza a quella che era la spinta fondamentale in ambito internazionale di quegli anni, cioè caduto il muro di Berlino, quella che ormai è Unione Europea, guarda ad est, no? Quindi c'è tutto il discorso dell'allargamento, c'è il grande interesse anche della Germania per politico, ma anche economico e commerciale, che ha costruito la Germania dal 69 con l'Ostpolitik di Brandt in poi, tra l'altro, quindi non è una costruzione immediata, però diciamo, questo grande interesse che c'è verso l'est, ci si sta preparando a un grande allargamento. Che cosa farà questo allargamento? Sposterà, da un punto di vista proprio dell'asse geopolitico, la Unione Europea verso l'est, verso il centro dell'Europa, quindi andrà rafforzando questa sua identità e caratteristica centrica,
centrale, centro-orientale dell'Europa, come dire, abbassando, affievolendo l'interesse verso il Mediterraneo. Allora, Barcellona è una risposta a questo, al tentativo di mantenere invece attenta l'Europa sul Mediterraneo, con questa proposta molto anche innovativa e egualitaria di partnership che si spinge su tre direttrici fondamentali: un sostegno economico per costruire addirittura uno degli obiettivi di Barcellona, uno dei più falliti tra l'altro, una sorta di unione doganale all'interno del Mar Mediterraneo per far ritornare questo mare alle modalità che aveva conosciuto nel passato, che era come quasi un'autostrada anche dei commerci tra l'Africa e l'Europa, che invece era diventato una sorta di muro, no, negli anni e nei decenni successivi. Quindi riaprire a questa grande rete commerciale, ricostruire proprio un'economia mediterranea per rafforzare anche le società del Mediterraneo. Quando si parla di società del Mediterraneo col partenariato di Barcellona si parla di nuovo dell'Europa del Sud, non è più soltanto il Nord Africa e il Medio Oriente, ma si parla di nuovo dell'Europa del Sud, quindi risollevare le società mediterranee per appunto arrivare poi a una struttura di integrazione regionale. Torniamo da quanto appunto messo fra gli elementi fondamentali dal professor Spagnolo proprio all'inizio della sua relazione. Quindi una costruzione di una partnership che voglia ritagliare un nuovo spazio regionale aperto, mediterraneo, che vada in parallelo naturalmente allo spazio dell'Unione Europea, ma che ci sia appunto un focus, un'attenzione su quello. E c'è un grande lavoro che parte con Barcellona, diplomatico, economico, commerciale. C'è una spesa sostenuta molto forte da parte dell'Unione Europea verso questo partenariato, che però fallisce in tutti i suoi obiettivi, fallisce negli obiettivi più specifici di unione doganale, di apertura commerciale, di sostegno economico, di confronto sociale, totalmente, di confronto culturale, anzi diciamo aumentano le difficoltà di relazione fra le due sponde del Mediterraneo, e quindi diciamo soprattutto vediamo la fine di una partnership che sostanzialmente non è mai propriamente iniziata. E con la fine di Barcellona in realtà secondo me finisce il grande disegno che l'Europa aveva immaginato verso il Mediterraneo. Non finisce naturalmente l'attenzione, non finiscono le politiche, ma le politiche che vengono dopo sono politiche che non hanno la loro forza e che falliscono perché sostanzialmente sono, come dire, delle sorte di pezze che si mettono perché non si riesce ad ottenere la politica che veramente si auspicava. Quali sono queste politiche alle quali mi riferisco? Volando, perché non sono così tanto rilevanti. La prima è la politica di vicinato. La politica di vicinato è una politica molto importante dell'Unione Europea che ha sviluppato proprio nel momento della grande adesione, nel 2004, la politica di vicinato. Quindi la prima grande adesione nel 2004, poi Romania e Bulgaria 2007, quindi proprio in contemporanea al grande allargamento. Cosa pensa di fare l'Unione Europea? Pensa di costruire una sorta di cuscinetto intorno a questi nuovi enormi confini che la comunità ha, confini con paesi che non sono mai stati vicini, o da tanto tempo non sono più vicini al cuore dell'Europa, e è soprattutto, come dire, un cuscinetto di sicurezza per gli europei, che però viene presentata come, diciamo, una politica appunto di buon vicinato, di relazione con i vicini, proprio per non perdere il Mediterraneo. La Commissione, che era in quel momento guidata da Prodi, quindi italiano, quindi un'attenzione in questa direzione, nella politica di vicinato viene inserito anche il Sud, viene inserito anche il Mediterraneo.
che da una parte salva un po' il Mediterraneo e, come dire, allenta la centralità dell'Est rispetto agli obiettivi geopolitici dell'Unione Europea, però dall'altra parte, come dire, non ha una grande forza perché questa politica di vicinato, non riesce ad implementare veramente la gran parte degli obiettivi che si era stabilita proprio perché parla ad un mondo che è molto diverso. Voi capite, i paesi che sono ad est dell'Unione Europea poco hanno a che fare con i paesi del Mediterraneo. Poi, tra l'altro, nella politica di vicinato non ci sono i Balcani perché i Balcani occidentali hanno un loro percorso, come alla Turchia, hanno un loro percorso di preadesione all'Unione Europea. Quindi, diciamo, questa politica di vicinato, anzi, è divisa in due tronconi e non riesce ad essere efficace in nessuno dei due. E il Mediterraneo un po' come perde di consistenza, anzi, nella politica di vicinato stessa. Quindi, boh, alla fine forse non è stata una grande idea, non so, ma comunque si può dire in 2 minuti, chiaramente c'è un dibattito anche da un punto di vista intellettuale, scientifico-intellettuale, che va da anni, quindi non posso risolverlo in un secondo, però sicuramente, ecco, forse dividerla in due tronconi l'ha resa meno efficace. E infine, l'ultimissima proposta politica, che è quella dell'Unione per il Mediterraneo, titolo altisonante per presentare un progetto in realtà fortemente eurocentrico, voluto dal presidente Sarkozy nel 2007, che cercava di salvare cosa delle politiche del Mediterraneo? Gli interessi europei, cioè l'Unione per il Mediterraneo è un insieme di progetti, quindi è molto frammentario come progetto, non direi proprio che è un progetto politico, eh? Cerca di salvare alcuni progetti tra l'Europa e la sponda nord, soprattutto meno il Medio Oriente, dell'Africa, progetti che sono progetti economici, dove vedono soprattutto come attori principali gli europei. Quindi si parte con relazioni molto tenui, come negli anni 60, e si torna a relazioni, come dire, tenui no, forse no, perché comunque nel mezzo ci sono stati anni di intenso negoziato, però altamente insufficienti o insoddisfacenti da un punto di vista politico con il Mediterraneo. Tra l'altro, negli ultimi anni le relazioni col Mediterraneo si sono complicate perché mentre non si sono risolti, non si è risolto il conflitto arabo-israeliano e non si è risolto il ruolo dell'Europa all'interno del conflitto arabo-israeliano, anzi, si sono complicate le relazioni con alcuni paesi del Mediterraneo, sicuramente con la Turchia. I grandi flussi migratori che provengono dal Mediterraneo, la guerra in Siria, il ruolo della Siria è stato ricordato già dal professor Spagnolo, questa grande complessità appunto sistemico internazionale che è tornata nel Mediterraneo, chiaramente ha reso ancora più complesse le relazioni di un'Unione Europea che è in ginocchio dal 2007-2008 per una crisi che è sicuramente economico e finanziaria, ma che è stata prima di tutto una crisi politica, che forse la nuova commissione, come appunto rilevava anche il professor Spagnolo, sta cercando in qualche modo di affrontare. Ben venga almeno il tentativo, visto che per lunghissimi anni, per più di un decennio, in realtà invece l'Unione non è stata in grado di rispondere minimamente alla crisi politica. Quindi vediamo se questo tentativo dell'Unione Europea, che guarda tanto al Mediterraneo, delle due sponde, direi, no? Quindi il Recovery Fund, che comunque, diciamo, il sostegno economico che è indirizzato prevalentemente ai paesi del sud dell'Europa mediterranei e anche alla questione dei grandi flussi migratori che guardano di nuovo al sud, alla sponda sud del Mediterraneo, ecco, speriamo che creino quelle basi per la ripresa di un dialogo vero che, a mio avviso, politico, ecco, guardandolo soprattutto attualmente con quella che è la mia visione, che sono una storica, quindi attraverso un'analisi diacronica,
impensieriva molto perché appunto era un dialogo che direi si era spezzato sicuramente negli anni 2000. Quindi chiuderei appunto con una nota positiva di auspicio e di speranza verso il futuro perché da un punto di vista di un'analisi storica fatta su queste relazioni all'interno del Mediterraneo direi che siamo di fronte a una delle politiche peggio riuscite della comunità e dell'Unione Europea, ma ripeto, non per eurocentrismo, ma credo che le responsabilità siano condivise, quindi se la relazione deve essere equidistante, equidistanti devono essere anche le responsabilità, nelle quali naturalmente l'Europa ha un ruolo rilevante. Io con questo finirei perché penso mantenuti i miei 45 minuti affidati, però sono pronta a approfondimenti e spero che ci siano domande. Richieste appunto da parte di questi silenti ascoltatori che non riusciamo a vedere. Grazie.